Con Francesco Sinopoli, segretario nazionale dell'FLC-CGIL, per parlare della situazione momentanea rispetto alle novità dell'accordo e dell'intesa tra i sindacati e il governo. In particolar modo volevamo sapere rispetto alla situazione del reclutamento, a che punto è la situazione e quali passi ulteriori verranno fatti. Fino adesso il tavolo sul precariato ha già portato a termine un obiettivo fondamentale che era quello di portare a casa il pass. Non era scontato perché le posizioni dei mesi scorsi del MIUR erano totalmente avverse a questo percorso, quindi possiamo dire che l'impegno assunto a Palazzo Chigi sta producendo dei risultati. Adesso si tratta di chiudere con il percorso speciale dedicato a chi ha 36 mesi, che deve essere naturalmente compatibile con quello degli abilitati. Pensiamo che sia alla nostra portata e crediamo che si possa chiudere la prossima settimana. Perfetto. Senta, rispetto all'incontro avuto con il Presidente della Camera Fico riguardante l'autonomia differenziata, siccome c'è tanta preoccupazione da parte, di tutti i docenti e personale ATA italiani, che cosa si sta, muovendo rispetto a questa situazione? È fondamentale che il Parlamento abbia la possibilità di discutere di qualunque progetto verrà poi presentato dal governo. Discutere vuol dire che ci deve essere la possibilità di avanzare le critiche che naturalmente ci saranno a questo processo, su cui noi abbiamo già espresso l'assoluta contrarietà. Riteniamo che il dibattito parlamentare ci darà anche la possibilità di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché poi questo processo venga bloccato. Naturalmente noi partiamo dai contenuti di quell'intesa e dall'impegno che ha assunto il governo. Se non sarà rispettato, la nostra mobilitazione tornerà in campo e, ripeto, la possibilità che ci sia un vero dibattito parlamentare, quindi i tempi dibattito parlamentare necessariamente deve avere il lavoro in commissione e poi in aula saranno determinanti affinché si metta effettivamente in campo un fronte molto ampio di opposizione. Perfetto, senta, come ultima domanda è una cosa a cui tengono molti docenti e personale ATA, la situazione riguardo al nuovo contratto 2019-2021 dal punto di vista anche economico. Noi abbiamo già iniziato un confronto con il governo rispetto ai contenuti del prossimo contratto. Si sta discutendo dell'atto di indirizzo, delle caratteristiche che dovrà avere per tutti i comparti istruzione e ricerca. Naturalmente il punto fermo devono essere le risorse e le risorse non possono che essere quelle che sono state preventivate, e cioè la possibilità di garantire il potere d'acquisto e quindi il doppio di quello che era stato stimato nel DEF e poi nella stabilità dello scorso anno e poi un fondo per la valorizzazione professionale. È del tutto chiaro, anche rispetto alla partita del contratto, che se gli impegni non saranno rispettati la nostra battaglia ci sarà determinata con gli strumenti dell'azione sindacale, manifestazione, sciopero e ovviamente il nostro obiettivo è comunque riuscire a condizionare l'azione del governo rispetto alla legge di stabilità. Noi vogliamo che gli impegni assunti vengano rispettati e pensiamo che le organizzazioni sindacali con questa iniziativa unitaria abbiano gli strumenti e la forza perché si possano raggiungere i risultati. Grazie e buon lavoro.